Ciao, ciao, vedo che avete ospiti. Sì, è Tiburon, il cugino sudamericano di Squaletto. Ah, però. Sì, ci ha portato un cibo tipico, i semi di chia. Ah, io li adoro. Magari mi spieghi come usarli perché io non so cosa farmene. Ciao amici, io amo i semi di chia, come ho già fatto vedere in questo video. Qui spiego tutti i loro benefici, quindi dopo andatelo a vedere, ok? Ah, quando studiavo naturopatia, i semi di chia mi hanno salvato la vita. A quei tempi, se volevo mangiare dolci sani, non potevo farlo, non c'erano alternative perché io non tollero lo zucchero. Tutti mi prendevano in giro perché mi privavo dei piaceri della vita, che poi non era mica vero. Poi, praticando il crudismo, ho scoperto i semi di chia ed è stata una rivelazione. La mia ricetta preferita è e sarà sempre il budino di semi di chia. È goloso, light, amico della linea, dell'intestino e soprattutto è buonissimo. Bello, ma mica posso andare in Sud America ogni volta per trovarli. Certo che no, ce li porta a casa la Foodspring, che sponsorizza anche il video di oggi. I loro semi di chia sono bio, controllati, sicuri, ricchi di nutrienti. Adesso condivido con voi la mia ricetta classica, che è diventata famosa come il budino di chia di Simona, ma con un tocco speciale per voi. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Per fare il mio budino di chia ci vuole semi di chia e questi della Foodspring sono speciali, sono semi di chia bianca. Proteine in polvere, al gusto caffè o caramello, acqua o latte vegetale, un dattero morbido. Metti le proteine nel budino. Certo, per due motivi. Uno, così diventa un dolce proteico super nutriente. Due, queste proteine sono buonissime, super golose. Preparare il budino è facilissimo. Frullo 150 ml di latte vegetale con un dattero, poi lo shakero con un cucchiaio colmo di polvere di proteine. Verso tutto in un bicchiere, una coppetta, e aggiungo 2 cucchiai di semi di chia bianca. Mescolo bene e metto in frigo per almeno 4 ore. Ogni tanto vado a mescolare per evitare che si formino grumi. Io lo preparo la sera così lo trovo pronto la mattina per colazione. Adesso vado a metterlo in frigo così poi riprendo la telecamera domani mattina e facciamo colazione insieme. Ciao! Ma voi intanto iscrivetevi al canale, è facile, basta un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Ma se YouTube non vi avvisa, per caso, andate sulla home del canale perché ci sono nuovi video interessanti ogni giorno. Buongiorno amici, eccomi qui, ho appena finito la mia morning routine, quella che ho fatto vedere in questo video, e adesso non vedo l'ora di fare colazione. Io al mattino mangio sempre volentieri. E ancora di più se c'è il mio adorato budino di semi di chia ad aspettarmi. Adesso vado a prenderlo. Io per me l'ho fatto gusto caffè, ma sorpresa, ce n'è anche uno gusto caramello per qualcuno. Meraviglia! Che buono! Mi piace anche a Squaletto, ma soprattutto a me. Inizio benissimo la mia giornata così. Grazie agli acidi grassi omega 3, le vitamine, i minerali, le proteine veg della chia, il budino è super nutriente. È dimagrante perché sazia e stimola il metabolismo. La chia è speciale perché lasciata in ammollo libera sostanze cremose che la rendono un budino. Sono sostanze benefiche per l'intestino perché aiutano la regolarità ed eliminano l'infiammazione. E per rendere il budino ancora più nutriente ho aggiunto le proteine in polvere della Foodspring, che sono sicure perché prodotte con i migliori standard in assoluto. Io prendo le proteine ogni mattina come ho descritto in questo video. Non me le faccio mancare mai in nessuna forma. Potete avere tutti questi prodotti con lo sconto del 15% usando il codice promozione VIGNALIYTYT. Tutte le info e le istruzioni in descrizione. E adesso condividete questo video sui vostri social e con i vostri amici, così anche loro sapranno come farsi un dolcetto light, nutriente, detox e dimagrante. Anzi, fate questa ricetta, portatela con voi e fatela assaggiare in giro, al lavoro, in pausa pranzo, per merenda. Io
io vi aspetto al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!